Settembre, mamma mia, questo perché ragazzi, tutti i video che avete visto in questo mese di agosto, incredibile, nel mentre che io registravo la blind run di Elden Ring, erano tutti i video che io mi ero registrato verso metà luglio, primi di agosto. Infatti, come avrete visto, sono usciti tutti i video, soprattutto di Wuthering Waves, Zero Zone Zero, Palworld e infine anche di Genshin, una patch indietro. Per farvi un esempio, di Wuthering Waves, adesso siamo nella patch, se non sbaglio, 1.2, dove c'è la tipa col pennello e il tizio con il braccio sus che deve ancora uscire, però sul canale adesso è uscito il video di Shang-Li, che era la waifu che tanto volevo della patch prima. Però tranquilli ragazzi, che da adesso in poi ho finito tutti i video vecchi, e quindi dovrei riuscire a riregistrare i video in contemporanea con le patch. Deve ancora uscire un video vecchio di tutti questi 4 giochi. Da questo in poi, che è il primo appunto di settembre, dovrei essere più o meno a ritmo con le patch come vecchi tempi, incredibile. E direi di partire con le registrazioni, ma proprio con Zero Zone Zero, perché io volevo registrare il primo episodio di Natlan, ma si sta scaricando, quindi non ci posso giocare, e iniziamo da Zero Zone Zero. E i personaggi spice di questa patch sono una robottina incredibile, che è la compagna della poliziotta Curvy, e poi quella che io nei vecchi video chiamai la succube, ma in realtà, come avete detto pure voi, avevo visto male io all'epoca, in realtà è una bellissima topolina, è una mammi topolina, un po' sus però, ce l'ha la codina sus, che mamma mia ragazzi, vorrei summonarla, mamma mia. Il problema ragazzi è che su Zelle Zone Zero io non sto messo benissimo a livello di pull. Credo di avere tipo 15-16 pull e mi pare che abbiamo perso il 50-50. Quindi tecnicamente, se questo gioco funziona come Genshin, il prossimo 5 stelle dovrebbe essere la nostra topona nazionale incredibile, che sinceramente mi fa impazzire, e non sono l'unico, visto che ha un gigli del fondo schiena, ragazzi miei, che tremerebbe qualsiasi uomo godoso quando vede quei glutei pazzeschi. Comunque ragazzi, detto questo, io in questo video incredibile vorrei fare un po' di missioni secondarie sus, più che altro perché devo appunto farmare un po' di punti incredibili e tornare un po' nel mood di Zero Zone Zero freschi freschi. Ma prima di fare tutto questo voglio provare la robottina, che non l'ho mai provata perché volevo farlo insieme a voi. Eccola qua, Shinchi. Proviamo un po' questa robottina sus. Io credo che lei sia andata anche abbastanza bene come banner, perché mi dicono dalla regia che è molto sus e soprattutto mena come un fabbro. Durante la sua terzo hit di combo continua a premere ok per farla continuare a attaccare in continuazione. Sì, questo l'avevo visto anche sui social, a queste combo sus, e fa danno elettro. Vabbè, perché da lei è molto kawaii, però ragazzi, nel mio cuore sapete che c'è la tupona nazionale. Allora proviamo un po', va? Ok, no, non ci sono riuscito. Wow, ok. Avete visto ragazzi che fa tutte quelle hit assurde? Guarda che roba! Ragazzi! What the fuck! Assurdo! E può stannare i nemici, beh, giustamente. Wow, beh, è veloce la bimba, eh! Wow! Ragazzi, quando fa la combo sus, più si carica ragazzi, più fa hit importanti la bimba, eh? Ragazzi, allora quella combo sus mi fa ridere, però voglio provarla in combattimento. Ok, no no, fammi provare lei, voglio provare quell'attacco lì però fatto contro i nemici. Guarda che roba, guarda che roba, wow, bro. Ok ragazzi, mamma mia il danno, ma facciamo la ulti. Bro, death damage. Ragazzi, questa roba è senza senso, eh. Sono sinceramente stupito dal quantitativo di danno elettro che può mettere, ragazzi, è assurdo. Guarda la roba, ma wow ragazzi, tanta roba.
e può stannare con una facilità imbarazzante. Guarda che roba! Cioè tu prendi letteralmente in continuazione, guarda che roba! No, vabbè ragazzi, ma sta cosa non ha senso, scusatemi! Cioè guarda! E bene, guarda! No, vabbè ragazzi, ma dai, ma che diavolo è? Guarda che roba! Cioè, non è un danno assurdo, ma è talmente tanto! Guarda, lo uccido così, guarda! Vi faccio vedere ragazzi che può morire semplicemente premendo quadrato così! Senza senso! Facciamogli la ultima! Wow ragazzi, complimenti! Complimenti! GG ragazzi, robottina da paura! Allora, fa veramente dei danni assurdi, però ragazzi sapete che il mio cuore è per la topolona, ve l'ho detto un attimo fa, però ammetto che se avete sommato per la robottina, complimenti ragazzi, avete fatto un'ottima scelta, perché secondo me in combo con la poliziotta curvy può regalare delle forti emozioni. Ragazzi, posso dire che il design degli NPC e personaggi random di Zelda Zone Zero è veramente tanta roba ragazzi, wow ragazzi, c'è un amore dietro il design di qualsiasi personaggio che... complimenti Zelda Zone Zero. Allora, poi per carità, fermi tutti, so già dei leak dei personaggi della prossima patch che fanno paura pure loro. Sono una tipa molto dotata, diciamo, che usa un lanciafiamme sus, un po' rocchettara che fa paura. E l'altra che ricorda i gladiatori perché ha tipo una spada e uno scudo e ha lo scudo rotante, insomma, pure loro sembrano molto molto affascinanti. Però ragazzi, per adesso tenderei a summonare per la nostra topolona. Allora, con calma ragazzi, prima cosa ci facciamo un giretto in città, che da tanto non lo facciamo e secondo me sono cambiato un sacco di cose. Questo, se non sbaglio, non ve l'avevo fatto vedere, oppure ve l'avevo fatto vedere nell'altro episodio, ma abbiamo sbloccato il tizio che finalmente ci potenzia i coniglietti sus. Io l'altra volta avevo potenziato questo coniglietto qui che usa le mannaie, però ne ho trovato un altro nel banner. Ho trovato questo qui che sembra Indiana Jones, ho trovato lui che è troppo carino, lui che non capisco cos'è, quello con gli occhiali. Io per adesso non so chi portare su. Tanto però sono carini che si danno i calci, sono bellissimi. Però non so adesso ragazzi qual è il migliore come coniglietto, quindi per adesso io mi porterei su questo qua, che dite? Mi porterei questo al 20. Va bene, abbiamo portato questo qui al 20. Se in caso sono più forti gli altri, mi porterò pure sugli altri. Sì, ne abbiamo veramente poche di Sambo, ragazzi, veramente poche. Ah no, possiamo fare una multi sul banner dei coniglietti. Ragazzi, se trovo il coniglietto Butler, secondo me è tanta roba. Dai, facciamo una summon su questo banner, che non l'ho mai fatta con voi, vai. Dai, coniglietto sul stress, dai. Mai nella vita, ragazzi, vabbè. Lo troveremo un giorno. Abbiamo trovato gli stessi, vabbè, niente ragazzi, ci abbiamo provato. Una summon da 10 sullo standard banner, vai. Dai, tante volte troviamo qualche cosa, vai. Niente. Due viola, però vabbè, mi va bene tutto, dai. Abbiamo trovato un altro Billy e un'arma nuova. Vabbè, butta via. Billy mi sa che ce l'abbiamo a C2, eh. Io adesso, ragazzi, il team che uso io è Lupo Lucio, la Maid con i pupazzetti e Sokaku che ho portato al 20, tutte potenziate con le abilità. Vi faccio vedere al massimo per il livello, quindi non male. Però un giorno probabilmente porteremo anche su Billy, ragazzi, perché ripeto, ce l'abbiamo addirittura a C2, eh. Ah, aumenta il danno counter, vabbè, non male. Allora, i coniglietti li abbiamo visti. Poi, allora, qui, vabbè, dopo ci andiamo che dobbiamo fare una missione. Qui c'è il parcheggio sus, allora facciamo, c'è un bel piattone di noodles dal nostro General Chop. Questo che aumentano il danno cryo, vai. Ma quanto è chat, ragazzi, General Chop? Ma cioè, come fai a non mangiare da General Chop? Guardalo, uscito da Food Wars. Poi andiamo dal nostro lupo che ci regala i gratta e vinci. Cosa vinceremo mai in questo gratta e vinci, ragazzi? Abbiamo vinto, vabbè, 10 cose che non fa mai male. Qui c'è Ellen Joe, mamma mia, ragazzi, Ellen Joe veramente meravigliosa. Pepper latte, facciamoci pure il caffè. Senza parole, ragazzi. Team Master, ragazzi. Come vi dissi in un episodio fa, io me lo metterei in ufficio perché io avrei bisogno di caffè e ragazzi non ce l'ho la macchina del caffè. Incredibile. Eccoci qua, andiamo al database. Oh, finalmente ci hanno sbloccato cose nuove. Allora, livello 12, possiamo fare questa alla grande proprio. Non so ragazzi se andare avanti anche con la missione principale, ragazzi. Oggi vorrei fare un pochino più missioni secondarie, capito? Per appunto guadagnare risorse sus per quando uscirà la topolona nazionale. È un golden
Bango Boo. Ah, dobbiamo arrivare a lui così? Scusami, così lo ci arrivo subito. Ah, scappa via l'infame. Ma che figata, guardalo. L'abbiamo preso. Stanno combattendo? Abbiamo vinto. Ok, va bene, figo. Questo non l'avevo mai visto. Cioè, dobbiamo continuare a fare sto gioco fin quando non prendiamo tutti i coniglietti dorati. Vabbè, si può fare, ragazzi, non è un problema. Ora che lo sappiamo. Ok. Sì, ragazzi, dovevamo acchiappare praticamente questi coniglietti sus. Che io li chiamo coniglietti, però in realtà sarebbero macchine, io credo di aver capito, no? Ok. Molto bene. Calcolate che loro tre l'ho portati, come vi dicevo poco fa, al 20, con le armi al 20, le skill al 20. E niente, ragazzi, devo per andare avanti, però per portare oltre al 20 devo fare la missione principale. Però, ripeto, per adesso volevo fare un po' di missioncine sus tranquille, proprio per fare in modo che farmo un po' di punti per la diva sus. Questa è la prima volta che le affrontiamo. Come vedete, lei comincia a fare danni importanti adesso che comincia a essere un minimo più interessante. Ok. Vai, Rupo Lucio. Hit importanti di Rupo Lucio, ragazzi. Ok. Ecco qua. Questo come fa a essere vivo? Ecco qua. No, ragazzone mio. Ti vorrei fare la ulti di lei, che da tanto che non la vedo, però vabbè, sono uguale. Vai, ulti di Sokaku. Tra l'altro hanno cambiato la voce sua, Hanno cambiato la doppiatrice di Sokaku, ragazzi. Non so per quale motivo, se è successo qualche altro scandalo, oppure semplicemente perché, insomma, ne hanno trovata una migliore. Però effettivamente si riconosce la vocina di Sokaku diversa. Quasi livello 22, Va bene. Qui le abbiamo fatte tutte tranne 3 stelle in questa, che vabbè, quello magari me lo rifaccio io. Però abbiamo del combat nuovo. Ah, voglia, ragazzi, ne abbiamo tantissimi di combat nuovi. Facciamone almeno uno, livello 14, 16, 14, 14. Fire. Ma proviamo a fare questo a 14, dai. Ah, ok, dobbiamo ammazzare i nemici prima che rompano il coso, perfetto. Tutto nella norma. Ecco qua. Morti tutti. Hai visto il coniglietto ogni tanto connette qualche colpo sus? Dai. Grande Sokaku. E questo tizio? Non l'avevo visto. Dai, 53, vai. Ok, per adesso si sta caricando. Eccoli. Ecco fatto. Grande Sokaku, vai. Io adoro quando Sokaku fa così, perché è veramente delle hit importanti, ve lo dico. Fa veramente delle hit importanti. E poi me li prende tutti quanti con il tornadino di ghiaccio, troppo forte. Ok. Fase 2. Quando fa questa combo, ragazzi, la diva dei pupazzetti è assurda. Questa roba qui, il tornadino elettro, è veramente assurdo, ragazzi. Ma guarda com'è spooky. Fantastica. Ok, eccoci qua. Sempre gli stessi? Okay. E voi
fare? Vuoi colpire i miei personaggi assurdi? Ma come ti permetti? Ok. Ci hai provato, eh? T'ho visto. E poi questi sono soldati sus. Ecco qua. Guarda il coniglietto, guarda il coniglietto che lo ammazza lui. Grande. Una macchina da guerra. Troppo forte. Dai. Molto bene. Fatto, ragazzi. Tanta roba. Questa era facile. Livello 22. Molto molto bene. Ah, mi ha sbloccato la modalità storia. Ah, questa è una roba specifica per i personaggi. Beh, carina l'idea. Proviamo un po' a farla. Questa è su Agente 11, che tra l'altro avevamo provato ed era fortissima. Praticamente sono come le missioni di Genshin, extra sul personaggio specifico. Qui sono missioni sugli agenti specifici. Dato che lei mi piace da morire come combatte, vediamo un po' che succede se parliamo con lei. Story commission, queste sono specifiche di lei. Va bene, possiamo usare solo lei? Ah no, possiamo usare pure gli altri. Allora mettiamoci Lupotto e lei, tanto per provare, va? Sono curioso di provarla in combattimento. Lei, mi ricordo, l'avevamo provata nel primo episodio e faceva del danno veramente importante, ragazzi. Tra l'altro lei usa il fuoco come il personaggio che uscirà nella prossima patch, che pure usa poteri di fuoco sus. Ah, è al buio, quindi tipo labirinto. Vabbè, con calma ci arriviamo. Assomiglia molto a quella che ha la spada elettro, però secondo me lei è molto spicy, ragazzi. Guarda che roba, è assurda. Se riuscissi a switchare in lei, però eccola. Eccola. Allora, voglio vedere come funziona l'attacco. Eccolo, vai. Fiammata sus, mi piace. Vedi? A un certo punto di colpo comincia a fare attacchi sus, dai. Wow. Mi piace. Peccato, abbiamo sprecato l'attacco sus. Oh, danno importante. Vai, questi sono durati niente. Però mi piace tantissimo che dopo tipo il quarto quinto colpo diventa spadina di fuoco. Ah, questo è grosso, eh. Ok, continuiamo a provarla, ragazzi, che secondo me potrebbe regalarci forti emozioni, eh. Ok, mi chiedo proprio che altro che team bisogna usarla una così. Eccola. Wow, bella combo quella. Bella combo. Adesso facciamo la ulti sua subito, eh. Vai, ulti. Vuoi vedere quanto danno fa? Beh, veramente metà vita che abbiamo tolto. Non male. Non male veramente. Ragazzi, avete visto quanto danno fa? Fa veramente un sacco di danno. Wow. Sì, vedi, ogni tanto fa anche da sola la mette in fuoco. Grande. Poi ovviamente considerare che questo non è neanche un team adatto per lei, eh. Però, nonostante questo. Il famoso melt team di Zenithon Zero. Ecco qua. Ah, cominciano a essere nemici spicy, da una parte meno male, perché niente troppo valido. Facciamo la ulti di lei, eh? Vai. Che poi lei fa parte di un clan sus, perché ognuno, ragazzi, avete visto che hanno
come dire, i propri gruppi, no? E questa tipa di fuoco viene dal clan, mi sa, dei personaggi della prossima patch, quindi c'è da divertirsi. Veramente tanta roba, ragazzi. Combattimento finale. E scappiamo da questo posto assurdo. Wow. Mi piace la rotazione sus, wow. Grande. Danno assurdo in arrivo. Molto bene. Vabbè, ma ragazzi, ma che design hanno sti cosi? Wow, che figo questo. Beh, ci hanno perso tempo col design di sti cosi, devo dire. Sono veramente fighi. Ok. Eliminiamo i piccoletti. Wow. Dai. Vai. Ulti. Quando critta è tanta roba. Tanta roba. Io direi di concludere questo episodio con questa missione che mi hanno appena sbloccato, appena abbiamo finito quella di Soldier 11, che è per salire di rank, livello 20. Proviamoci, ragazzi. Mi sa che facendo questa posso finalmente portare i miei personaggi sopra a livello 20. Incredibile. Questa sarà un pochino più difficile, spero. Ok, sono parecchio aggressivi, va bene. Non vogliono farmi salire di livello. Ok. Dai. Molto bene. Nice try. E però ce n'era un altro. L'ho visto. È entrato nella combo, l'abbiamo pure congelato. Il bimbo. Beh, direi che siamo fortini, eh. Mi pareva troppo facile, ragazzi. Troppo facile. Dai, Sokaku, dai. 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 Grande lupo lucio, l'abbiamo congelato di nuovo. Dai. Ancora? Ah, mo' il lupetto, vabbè. Questo bisogna rompergli la roba e dovrebbe diventare più debole. Hanno messo una cosa molto figa con l'aggiornamento, cioè il fatto che finalmente vedi l'elemento che colpisce il nemico. Vedete, ragazzi, durante l'altra faccia sono abbastanza sicuro che non si vedeva sta cosa. Vai. Dai. Dai, che arriva il danno importante. Dai. Dai. Ecco qua. Molto bene. Era più forte il lupo sus di quella specie di gorilla sus. Va bene. Dovrebbe bastare, penso, no? Dai.
Sono sempre a top DPS, ricordiamolo. Con questa missione incredibile direi di finire questa puntata di ZeroZio, pazzesca e assurda. Sto oltre un'ora di registrazione. Abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo farmato veramente tanti punticini. Infatti, voglio vedere in diretta con voi 20, abbiamo due pull da 10 per la topolona per adesso, ragazzi. E dice che ne servono 50 per averlo assicurato, ragazzi. Mamma, mi toccherà farmare un botto. Però magari siamo fortunati e la troviamo in quelle. Comunque, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video di ZeroZio. Io farmerò un pochino off camera. E ci vedremo nell'episodio dove metteranno la topolona. Proveremo la topolona e proveremo a ottenere questa topolona in 2 settimane di tempo. Incredibile! Ragazzi, che cosa c'è con voi? E ci vediamo al prossimo episodio.